Il territorio è l'insieme delle entità fisiche, delle azioni che investono una parte, diciamo, della superficie terrestre come luogo fisico. Ovviamente io vedo il territorio più come un'entità reale, fisica, materiale. E quello che intendiamo invece come paesaggio è la rappresentazione che abbiamo del territorio, una rappresentazione che passa in senso culturale, in senso linguistico, in senso figurativo, che passa ovviamente attraverso una riduzione, una selezione attraverso i linguaggi e che sicuramente che cambia col tempo. E da questo punto di vista il fatto di dover ridefinire continuamente questi linguaggi che descrivono il territorio, l'entità fisica, sociale, lavorativa esiste sulla Terra, ci pone in una continua pratica di messa in discussione di quali sono i nostri assunti, che cosa includiamo o non includiamo in questa descrizione. Il lavoro con gli studenti. Il lavoro degli studenti è anche e soprattutto la definizione di questo. Prima di dare per assunto che si fa l'architettura in un modo o nell'altro, chiedi quali sono le premesse. Cosa intendi tu per territorio qui? Come lo descrivi? Quali sono gli elementi che lo descrivono? E ovviamente nella nozione di paesaggio viene fuori molto spesso che il paesaggio è visto, mentre il paesaggio secondo me è una pratica culturale complessa, molti lo considerano solo dal punto di vista pittoresco, visivo, e quindi con la sua riduzione di immagini, magari figurative, neanche più di tanto astratte. E su questo c'è da interrogarsi, perché da un lato è interessante, c'è tutta una tradizione pittorica che rappresenta il paesaggio, no? Però dall'altro è anche un pochino riduttivo. Su che cos'è il territorio di Porto Marghera? Il territorio di Porto Marghera è un territorio fisico che è stato investito da delle trasformazioni nel corso del Novecento interessate a ridurlo a un terreno dove collocare fabbriche e trasporti, che l'ha completamente abusato, estendendosi, sprecandone una quantità immensa rispetto alle cose che ci ha messo e in qualche modo sfruttandolo e lasciandolo abbandonato, non riusandolo, e quindi c'è un problema enorme di densità e di quantità di insediamento, nel senso che il territorio di Porto Marghera è talmente grande che spesso i progetti di rioccupazione e ricontestualizzazione non riescono a renderne conto di quanta estensione è stata sprecata. La seconda cosa ha a che fare con il fatto che è inquinato e quindi molto spesso questo territorio non si può usare nei termini civili oggi per un insediamento di civile abitazione. La terza cosa è che molto spesso è recintato e chiuso, cioè ci sono delle enormi bolle di vuoto che non sono accessibili. La raffigurazione del paesaggio che cerchiamo di fare o che cerchiamo di indurre i nostri studenti a fare non può passare attraverso i mezzi tradizionali della pianificazione o della progettazione e basta, ha a che fare con immaginare una città diversa che, vista la scala dell'intervento, non può che immaginare delle strategie nuove per autosostenersi. Deve avere a che fare con il riuso delle fonti di energia alternative che hanno a che fare con tutto quello che è stato sprecato, rifiuti tossici, prodotti che vengono prodotti nelle fabbriche attualmente che sono stati lasciati a parte. Per cui noi ai nostri studenti chiediamo che prima di fare un progetto creino un concept generale, un'idea di sostenibilità della proposta urbana che fanno anche a livello proprio di quali risorse può avere, di come cresce nel tempo, perché ovviamente non può essere data tutta in un momento, e del fatto che riusi delle energie alternative per forse creare anche delle risorse, una monetizzazione, i rifiuti abbandonati. E delle esternalità. L'acqua che viene desalinizzata, i granaglie dei silos che vengono usate per le produzione di bioetanolo, cose del genere. Cioè cerchiamo di dare agli studenti una coscienza che qualsiasi progetto fanno, qualsiasi forma fanno, deve esserci un processo che la genera. E questa è la risposta, forse, con cui mi sembra anche l'altro anno è stato riconosciuto il nostro apporto, di dare una coscienza globale agli studenti dell'entità del problema Marghera, che non si risolve solo con un bel progetto, che rimane staccato dalla realtà, ma ha a che fare di come attacchi una realtà così difficile, così complessa, usando anche il brutto, lo sporco che c'è dentro. Ma
diciamo che il movimento moderno sicuramente ha avuto un'attenzione al processo in quanto ha mutuato i meccanismi della produzione industriale nella produzione dell'architettura, perché ha avuto a che fare con un mutato sistema di produzione dell'architettura che è diventato industrializzato. È ovvio che seguire pedissequamente un processo industriale capitalistico imitandolo non basta. Oggi come oggi siamo in una fase di deflazione, siamo in una fase di post-capitalismo, siamo in una fase di crisi di quei sistemi di sicurezza, di ottimismo, di produzione. E per cui la coscienza di trovare dei modi di produzione alternativa, delle filiere alternative, secondo me è il minimo comune denominatore civile che ogni cittadino dovrebbe avere, ad essere cosciente che i grandi sistemi non funzionano più. Per cui mi sembra minimo rendere coscienti gli studenti di questa, che è una responsabilità, se volete, civile, politica, a monte delle scelte architettoniche. Se no l'architettura si riduce a belle figure, belle forme, degli spazi che autoreferenziali che tutto l'anno danno per scontato un sistema di produzione capitalistico di consumo delle immagini in cui l'architettura piace essere consumata e non occuparsi dei problemi sociali, produttivi, materiali, ecologici, eccetera. Se il linguaggio rimane chiuso in sé e diventa autoreferenziale e diciamo diventa solo oggetto di consumo, rischia di isolarsi e di diventare, non so, pure immagine di consumo, per dire, no? Invece ogni linguaggio è relazionale, si relaziona ad altri linguaggi, si relaziona alla realtà. Un modo interessante per leggere la realtà è leggerla attraverso più linguaggi paralleli, perché ognuno di essi ti dà un taglio diverso, una lettura diversa, e dal confronto dei diversi linguaggi, anche in un progetto di architettura, ne viene fuori una realtà più complessa descritta da più punti di vista. Da questo punto di vista, essere capace di capire i codici che i diversi linguaggi ti danno, anche solo quelli visivi o, quelli, o le rappresentazioni architettoniche stesse, e capire che ognuna di esse ti dà un taglio diverso, e dal confronto di più rappresentazioni essere capace di sintetizzare una lettura più stratificata, più complessa, mi sembra importantissimo. Ovviamente c'è sempre il rischio di perdersi all'interno di essi, perché sono talmente tanti, sono talmente seducenti, cambiano e si consumano così in fretta che è molto facile perdersi. La coscienza è essere capaci di afferrarne le specificità, secondo me. Questo forse è la diversità rispetto al passato, in cui c'era un codice più sicuro, più stabile, eccetera. Ma poi dipende anche da... dal progettista, la rappresentazione che dà dipende anche da lui, no? Lui veicola queste immagini, no? Certo. Le rende interessanti o no? Noi cerchiamo di convincere i nostri studenti appunto a guardare questa cosa di Marghera da più punti di vista, da quello della strategia generale, da quello della concettualizzazione, da quello dell'uso delle energie, da quello del sistema che si autosostiene, da quello della pianificazione urbanistica, da quello del paesaggio naturale, da quello del paesaggio costruito, da quello di un frammento che può crescere e diventare un insieme, per dare al progetto una valenza più, diciamo, più complessa, che include tutte queste cose. Diciamo che l'immagine che più, se posso dare una figurazione a Marghera, è che mi piace, sarebbe l'immagine di questo paesaggio completamente desolato, senza persone, senza fisicità, senza socialità, occupato da persone. Cioè, se Marghera riuscisse ad acquisire una sua sensualità, una sua socialità, che fosse possibile abitarla con i corpi delle persone, voglio dire, per me l'immagine più forte di Marghera è il generale abbandono, non fissabile in un luogo specifico. Cioè, è una, veramente una città senza nessuno. È tossica. Anche senza nella nessuno, luce. Il senso del vuoto, di abbandono, cioè, cioè ogni di notte la luce. Non riesce a volte neanche a misurare. Tutto artificiale. Non riesce neanche a misurare quanto grandi sono questi manufatti, perché non c'è un uomo con cui misurarli. Per me questa è un'immagine sicuramente forte di questa cosa.